Milly Carlucci. Carlucci torna con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è reduce dal grande successo ottenuto con la prima edizione de Cantante Mascherato, il format coreano che è stato vinto da Teo Mammucari. Gli ascolti positivi i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di produrre la seconda stagione. Mentre tra un mese la conduttrice abruzzese tornerà sul piccolo schermo con Ballando con le Stelle, che andrà in onda il sabato sera. Entrata nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, infatti era il 1976 quando era il timone della trasmissione L'altra domenica. Non tutti sanno che il suo vero nome è Camilla Patrizia Carlucci. Oltre alla conduzione Milly Carlucci, all'attivo dei ruoli d'attrice la carriera di Milly Carlucci non è composta solamente dalla conduzione di programmi di successo, ma anche di partecipazioni a numerose pellicole cinematografiche. La professionista abruzzese ha condotto Scommettiamo che, col compianto Fabrizio Frizzi, quindi la morte di quest'ultimo ha segnato moltissimo la donna. L'apice del successo è giunto con la conduzione di Ballando con le Stelle. Infatti il format, che prevede personaggi dello spettacolo che danzano con dei professori professionisti, è giunta già alla 15ª edizione. Ma com'era la dipendente Rai prima di diventare popolare? Milly Carlucci. Ecco com'era in passato Milly Carlucci, è cambiata molto rispetto al passato. Possiamo dirvi. La chioma della conduttrice Rai è sempre stata chiara, anche se anni fa la donna portava una piega cotonata e alla moda di quei tempi. Padrona di casa del cantante Mascherata, inoltre, ha fatto per anni la modella e molte sue foto sono state pubblicate sulle copertine di diverse riviste dell'epoca. Professionista abruzzese, presentava un fisico statuario, slanciato e il suo portamento elegante. Ancora oggi Milly è una donna molto affascinante, indossa sempre degli abiti eleganti e adatti alla sua età. Inoltre il make-up utilizzato non è mai pesante e volgare. Uno scatto che la ritrae da giovane. Milly Carlucci irriconoscibile, segui Controcultura su Instagram, clicca qui.